andata. Sarà un piacere per noi. Anche lei un pochino, imbrogli anche lei un pochino. Certamente, l'ho fatto sempre. Vedi, anch'io. Ciao, grazie. Complimenti ancora e buona serata. Grazie. Grazie, arrivederci. Abbiamo completato il quinto piatto. Adesso iniziamo un altro primo piatto, che sono degli gnocchi, ricotta e ortica. No. Assolutamente no. Dai, non voglio fare in modo che vi nervosite voi a non far niente. Gnocchi di ricotta e ortiche. 500 grammi di ricotta vaccina, 500 grammi di ortiche, 50 grammi di formaggio parmigiano, 150 grammi di farina 00, sale, 200 grammi di burro e salvia. Manca un ingrediente in questa ricetta, c'è un piccolo refuso, mancano le uova. Ci vogliono due uova, come tutti gli gnocchi hanno bisogno di legarsi. Quindi regia, aggiungiamo due uova, intanto noi ci prepariamo qui per fare il nostro... Sì, allora, in questo caso abbiamo bisogno di una ciotola, questa... Abbiamo aggiunto le due uova, perfetto. Allora. Noi ci prepariamo. Ah, li farai proprio. Faremo proprio l'impasto. Quindi. Sì, gli gnocchi vengono fatti al momento. Allora, prendiamo della ricotta vaccina. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Simona, buonasera. Sono Franca da Cosenza. Franca da Cosenza, sì. Volevo sentito poco fa che parlavi della borragine che è cancerogena. Abbiamo fatto una puntata circa un mese e mezzo fa quando abbiamo parlato delle erbe spontanee e così ci hanno detto da un recente studio. Sì, ne abbiamo parlato per una serata intera, è stata una puntata che ha sconvolto molto i nostri spettatori. È una verdura che a me piace tantissimo. Sì, è una ricerca, di qualche mese fa, sì. Però ecco, ne deve parlare meglio un esperto, perché quella sera l'esperto disse alcune cose, io non vorrei magari dare delle informazioni errate, però comunque questo fu lo studio. Di non mangiarne, il risultato fu questo è stato detto. Facevo una minestrina che era una delizia. Certo, infatti la borragine era molto buona, però naturalmente le scoperte mediche vanno rispettate. Chissà se il nostro dottor Uznov per caso... Mangiavo le ortiche. Se fosse in ascolto il nostro dottor Uznov potesse intervenire, certo. Magari potrebbe darci le informazioni necessarie che ha dato già quella sera. Tant'è, mi dispiace. Grazie. Ciao. Ok, allora, abbiamo della ricotta, a cui gli aggiungiamo del sale. Pronto? Sì, pronto? Buonasera. Buonasera, Telespazio. Sì, cara signora, buonasera. Senta, io chiamo dalla provincia di Messina. Sì. E la voglio informare che ho perso il piacere di vedere la vostra trasmissione. Perché? Perché non si vede, si vede però non si vede bene, non parla tutta... Come dobbiamo fare? Signora, da dove esattamente? Mi dice... Provincia di Messina, Torre Grotta. Torre Grotta. Grotta, dalla provincia di Messina, regia. Da quanto tempo, signora? Di quando hanno cominciato a dire non si vede bene, si è rotta qua. Una decina di giorni fa, quindi. Eppure di più, 15 giorni, perché io lo guardo tutte le notti, non le sere, tutte le notti. e non vedo più niente. Come ha detto, sto guardando e non capisco cosa dicono. Signora, lei ha provato a risintonizzare, a fare una ricerca canali? Sì, l'ho fatto, non c'è niente, solo qua. Ho capito, che la signora non perda il gusto di guardarci, mi raccomando. E come faccio? Non capisco niente. Ma presto risolveranno il problema, come hanno risolto già da altre parti, ci vuole soltanto un po' di pazienza, va bene, che la signora... Sto guardando nel vedere dalle reti, non si vede nemmeno là, niente. Non so come devo fare, perché a me mi piace questa trasmissione. Siete troppo bravi. Grazie. La signora, lei è tanto gentile. Ci dispiace. Lei è tanto gentile, questo ci dispiace. Scusa se andiamo avanti. Andiamo avanti, signor Lombardo. Arrivederci. Grazie. Allora, ho tritato
delle ortiche lessate, le ho tritate a coltello in modo da renderle belle sottili. Pronto? Pronto? Pronto, sono Margherita di Arte. Ciao, buonasera. Complimenti allo chef, molto bravo. Grazie. Io volevo fare una domanda. Ditemi. E al posto delle ortiche non si può mettere il pietro selvatico? Anche. Però c'è un, allora, con l'abbinamento con le fragole, il pinocchietto è un pochettino troppo forte. E quindi? Perché ha un gusto un pochettino già di suo. Sì, ma che diceva anche un'erba selvatica, per questo. Sì. Ma comunque si può fare con tutto. Naturalmente magari se ne aggiunge un po' di meno in modo che non sia troppo prevaricante il sapore delle. Ho capito. Del pinocchietto. E poi volevo sapere una cosa, Simona. Sì. La borragine qual è che è? No, perché io quando forse me la sono mangiata dopo di volta. No, va bene. Non so quale verdura. Ci abbiamo passato una serata intera. Non facciamo allarmismi. È stato un'apoteosi della borragine. Io non potevo non dire niente quando tu l'hai nominata. Però tant'è, è uno studio recente. Ma com'è questo? Com'è una foglia larga, stretta? Com'è questa borragine? È una foglia larga. È una foglia larga che ha dei fiorellini azzurri. Ah, e... sono i fiorellini azzurri? Sì. Per forza ci sono i fiorellini azzurri. E i fiori ci sono sempre. Naturalmente magari c'è un inizio che magari non ci saranno i fiorellini, ma però... Ma Teresa voleva cambiare il look alla borragine. Quando è che larga la foglia? Ormai che l'ha detto, quando è che larga più o meno? Più o meno come un piatto, ci sono, è abbastanza grande. Ah, sono ho capito, una foglia grande. Sì. Va benissimo, grazie, io vado avanti. Grazie per l'informazione. Grazie. Ciao, Maria Teresa, grazie a te, ciao. Allora, ricotta, sale, ortiche tritate, aggiungiamo della farina. Io naturalmente vado a occhio perché non ho bisogno di pesarli in questo caso. Pronto? Mettiamo un uovo. Ciao, sono Silvana, voglio rispondere a quella signora che parlava poco fa. Sì. Allora, borragina è larga, pungente, se te la tocchi con le mani, mi dico quella signora, si funge, non la puoi prendere con, cioè, ti metti i guanti. Anche per pulire il gambo è pieno di spine. Sì, c'è questa peluria pungente. Ecco, sì. E poi c'hai le foglie, come ha detto il cuoco, lo chef, i fiorellini viola, tipo le violette. Esatto. Sulla punta. Silvana, scusami se ti faccio una domanda. Una signora dalla provincia di Messina ci ha chiamato che non ci vede. Tu ci vedi bene, invece? Sì, infatti volevo dire che io ho chiamato il tecnico, ho cambiato i canali, ho messo su decoder, ho messo... Se lei c'è televisore, io li vedo benissimo. Solo ogni tanto c'è quando fanno dei programmi come oggi che c'è stato Michele, quando cavo il microfono un po' sbraffato, però ci vedo benissimo. Ok. Sono da Milazzo, vedo benissimo. Non sai su che canale? Non sai che frequenza è? Il numero della frequenza non lo sai? No, io non lo so il numero della frequenza, però hanno detto l'altro giorno, lunedì scorso, che dovuto a certe posizioni dove si trovano i comuni, le antenne. Ho capito. Grazie Silvana, scusami se ti ho fatto queste domande, ti mando un bacio e ti saluto. No. Infatti quando non vedo chiamo. Abbiamo la pubblicità tra pochissimo. Okay, tra pochissimo. Ciao.